vale più di mille altrove. E poi afferma dicendo ancora: io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nella tenda degli empi. Io mi auguro che questa mattina ognuno di noi possa fare proprio queste parole. Un giorno nei tuoi cortili vale più di mille altrove. È bello quando ci possiamo trovare alla presenza del Signore per poter offrire la nostra lode, il nostro ringraziamento, ma altresì per poter ascoltare quando il Signore vuole mettere sul nostro cuore per renderci responsabili su quello che ascoltiamo. E questa mattina possiamo aprire le nostre Bibbie nel secondo libro di Samuele, nel capitolo 8, dal versetto numero 1. Seconda Samuele, capitolo 8, versetto numero 1. Questo capitolo inizia col dire: dopo queste cose, Davide sconfisse i Filistei, li umiliò e tolse loro la supremazia che avevano. Sconfisse pure i Moabiti e, fateli stendere per terra, li misurò con una corda, ne misurò due corde per metterli a morte e una corda intera per lasciarli in vita. I Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide. Davide sconfisse anche Adadezer, figlio di Reob, re di Soba, mentre andava a ristabilire il suo dominio sul fiume Eufrate. Davide gli prese 1.700 cavalieri e 20.000 fanti, tagliò i carretti a tutti i cavalli da tiro, ma risparmiò dei cavalli per 100 carri. Quando i siri di Damasco vennero per soccorrere Adadezer, re di Soba, Davide ne uccise 22.000. Poi Davide mise delle guarnigioni nella Siria di Damasco e i siri divennero sudditi e tributari di Davide. Il Signore rendeva Davide vittorioso dovunque egli andava. Davide dolse ai servi di Adadezer i loro scudi d'oro e li portò a Gerusalemme. Il re Davide prese anche una gran quantità di bronzo a Beta e a Berotai, città di Adadezer. Quando Toi, re di Camat, udì che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Adadezer, mandò al re Davide Joram, suo figlio, per salutarlo e per congratularsi con lui perché aveva affrontato Adadezer e lo aveva sconfitto. Adadezer era sempre in guerra con Toi. Joram portò con sé dei vasi d'argento, dei vasi d'oro e dei vasi di bronzo. Il re Davide consacrò anche quelli al Signore, come aveva già consacrato l'argento e l'oro tolto alle nazioni che aveva soggiogate, ai Siri, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei, agli Amalechiti, e come aveva fatto del bottino di Adadezer, figlio di Reob, re di Soba. Al ritorno della sua vittoria sui Siri, Davide si acquistò ancora fama, sconfiggendo nella valle di Sale 18.000 Idumei. Pose delle guarnigioni in Idumea, ne mise per tutta l'Idumea e tutti gli Edomiti divennero sudditi di Davide. Il Signore rendeva Davide vittorioso dovunque egli andava. Davide regnò su tutto Israele, amministrando il diritto e la giustizia a tutto il suo popolo. Joab, figlio di Seruia, comandava l'esercito. Josafat, figlio di Ahiud, era cancelliere. Sadoc, figlio di Ahitub, e Ahimelech, figlio di Abiatar, erano sacerdoti. Seraia era segretario. Benaia, figlio di Jehoiada, era capo dei Cheretei e dei Peletei. E i figli di Davide erano ministri. Fin qui la lettura della parola del Signore. Come abbiamo visto in questo capitolo, abbiamo notato che Davide, dovunque andava, aveva vittorie. Questa mattina possiamo considerare le nostre vite. Come sono le nostre vite? Sono delle vite vittoriose dal punto di vista spirituale oppure delle vite striminzite? Noi sappiamo che la parola del Signore ha detto che Egli ci ha dato una vita abbondante, esuberante, piena, completa. Ma noi molte volte viviamo come pezzenti, tra virgolette, parlando spiritualmente. Davide, dovunque andava, aveva delle vittorie. E il Signore desidera da noi, come Suoi figli, chiamati a una battaglia particolare. Infatti, noi ogni giorno dobbiamo combattere il buon combattimento di Cristo. Siamo chiamati a combattere le nostre battaglie, a vincere le nostre battaglie, con l'aiuto del Signore.
con la forza che proviene dal Signore, non certamente con le nostre capacità, non certamente con le nostre forze, non certamente con la nostra carne. Davide, dice questo capitolo, regnava su tutto Israele e gli uomini al suo fianco, come abbiamo letto al versetto 17 e 18, erano collaboratori importanti per portare avanti l'opera del regno di Davide. E questa è la figura di Gesù che deve regnare nel nostro cuore, sul nostro cuore, che deve regnare nella nostra comunità, che deve regnare nella nostra famiglia, e vuole la collaborazione nostra, dell'intero essere nostro. Se noi lasciamo la nostra vita nelle mani del Signore, allora Egli potrà usarla per la sua gloria. Ma se noi invece lasciamo delle camerette dove il Signore non può entrare nel nostro cuore, allora ecco che il Signore non potrà avere la supremazia sull'intero essere nostro. Il Signore vuole regnare, come dicevo prima, nel nostro cuore, nella nostra comunità, nella nostra famiglia. E inizia col dire che Davide sconvisse i Filistei, li umiliò e tolse loro la supremazia che avevano. Li umiliò. E questo è qualcosa di importante. I Filistei ci parlano di confini. E occorre ogni giorno, con l'aiuto del Signore, umiliare la vecchia natura che ci porta sempre ai confini, ci porta sempre al confine della grazia. Perché? Perché la nostra vecchia natura tende sempre a tornare indietro. E tante volte abbiamo dentro di noi il desiderio di uscire dai vecchi confini, di ritornare tante volte in quello che era il nostro passato, il nostro vecchio uomo. La Bibbia dice in Proverbi capitolo 22 versetto 28: non rimuovere il termine antico che i tuoi padri hanno posto, non spostare il confine antico che fu messo dai tuoi padri. Apparteniamo al Signore. Egli ha fatto di noi delle nuove creature, ha messo dentro di noi un cuore nuovo e desidera ad ognuno di noi che possiamo vivere una nuova vita in Cristo Gesù. Non rimuovere il termine antico, come alcuni usano fare, che i tuoi padri hanno posto, non spostare il confine antico che fu messo dai tuoi padri. Ci ricordiamo Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, avevano a disposizione l'intero paradiso terrestre, eppure il Signore aveva dato un confine che non dovevano oltrepassare, ma loro oltrepassarono quel confine, quell'ordine che gli era stato dato da Dio, mangiarono del frutto e poi sappiamo tutte le conseguenze. Per questo è importante per noi, non soltanto è importante, ma anche ci conviene rimanere nei termini antichi che il Signore ha tracciato per ognuno di noi, rimanere alla presenza del Signore, rimanere in quella posizione nella quale Egli ci ha posto in quanto nuove creature. Noi ricordiamo nel vecchio patto, quando gli antichi ebrei scendevano a compromessi, erano sempre guai, erano sempre guai da parte di questo popolo. Quando non annientavano i popoli conquistati, quando il re Salomone sposava donne straniere, si creava una mescolanza che spesso sfociava nell'idolatria. E noi sappiamo quante volte il Signore e Dio è dovuto intervenire per mettere le cose a posto. E quante volte il Signore deve intervenire nella nostra vita per togliere quelle cose che non onorano e non glorificano il nome del Signore. Quante volte il Signore deve intervenire e pigiare il dito affinché noi possiamo rinvenire, possiamo considerare ciò che il Signore ha fatto per noi, considerare il suo amore e la sua grazia immensa che ha riversato nella nostra vita, nei nostri cuori. È meglio un giorno nei cortili della casa del mio Dio, come abbiamo letto, che mille giorni altrove, perché lì possiamo
contemplare la grazia del Signore, lì possiamo contemplare l'amore del Signore, lì possiamo considerare quanto Egli ha fatto per ognuno di noi, quanto gli siamo costati, quanto ha dovuto soffrire per ognuno di noi. Ma ancora ci parla che Davide ebbe la supremazia sui Moabiti, e i Moabiti ci parlano di immoralità. Infatti fin dalla nascita del popolo che discendeva da Lot si vede l'immoralità. Davide è assoggetto ai Moabiti, che ci parlano della carne, vale a dire la debolezza verso la tentazione. Quante volte, fratelli e sorelle, anche noi siamo tentati? Quante volte il nemico ci tenta come tentò il nostro Maestro, il Signore Gesù? Ma noi tante volte cadiamo, tante volte veniamo meno, tante volte ascoltiamo la voce del nemico. Passioni che ci trascinano il cuore, la mente, la volontà, lontani dal Signore. In Efesini capitolo 2, versetto 1 e 3, la parola del Signore dice: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Il Signore ha compiuto un cambiamento nella nostra vita, e ci deve essere un confine di demarcazione, ci deve essere un bianco ed un nero. Desideri di fare il male, come Saul verso Davide, desideri di farsi del male, come Aitofel, perché il suo consiglio non fu seguito, fece un gesto estremo, si uccise. Desideri di avversione, di gelosia, di invidie, desiderio di denaro e vanagloria, come Anania e Safira, che per amor del denaro e di apparire fecero finta, mentirono, e poi sappiamo la fine che fecero. Li dovettero portare di peso lontani per seppellirli. Ma ancora, i Moabiti ci parlano non soltanto di immoralità, ma ci parlano ancora di orgoglio. E in Isaia capitolo 16, versetto 5 e 6 dice: noi conosciamo l'orgoglio di Moab, l'orgoglissima la sua alterigia, la sua superbia, la sua arroganza, il suo vantarsi senza fondamento. Anche noi dobbiamo sottomettere l'orgoglio nella nostra vita, come fece Davide con i Moabiti. Nel Salmo 32,9 ancora: non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morsa e con briglia, altrimenti non ti si accostano. Paolo conia addirittura un termine nuovo, altero, superbo. E in Prima Timoteo 6,17 dice: ai ricchi in questo mondo ordino di non essere d'animo altero, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. In chi è riposta la nostra speranza? Nell'incertezza delle ricchezze, che oggi ci sono e domani possono venire meno? Oppure noi riponiamo la nostra speranza nel Signore, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo? Riponiamo la nostra speranza nel Signore, perché vale la pena. Ci si riferisce ad uno che pensa altero, significa uno che si riferisce a uno che pensa di aver già costruito abbastanza e guarda gli altri dall'alto in basso. E noi non dobbiamo guardare così. Noi dobbiamo essere umili come il nostro Signore Gesù fu umile. Gesù è il nostro unico esempio, il nostro massimo esempio, perché Egli fu umile di cuore, inchiodato sulla croce per vincere
e inchiodare anche il nostro orgoglio. Egli è stato inchiodato lì per inchiodare i nostri peccati, le nostre mancanze, e noi molte volte li facciamo scendere da croce, il nostro orgoglio, l'immoralità, pensieri che non onorano il Signore. Ma ancora ci parla di supremazia sui Siri. Davide vinse ad Adezer e quelli di Damasco che lo soccorrevano, come abbiamo letto. Questo ci parla del mondo, di tutte le alleanze che possono essere fatte contro i figli di Dio. Il mondo con le sue filosofie, che cerca di penetrare nei cuori dei credenti, di influenzare la nostra mente, il nostro cuore, ci influenza e cerca di influenzarti attraverso i parenti non credenti, attraverso la scuola con le teorie dell'evoluzione, gli amici, la TV, internet, pensieri, filosofie, correnti religiosi, dottrine scientifiche. Siamo bombardati da ogni lato affinché veniamo meno. In Prima Tessalonicesi 5:23 la parola del Signore dice: l'intero essere vostro sia conservato irreprensibile, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Il mondo cerca di influenzarci, ma noi dobbiamo conservarci irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Davide vinse, come abbiamo letto, e assoggettò i siriani. Gli scudi d'oro portati a Gerusalemme erano simbolo di forza e di ricchezza, e Davide stabilì, come abbiamo letto, delle guarnigioni di soldati ovunque per non essere invaso dai siriani. Il nostro cuore non deve essere dominato dal mondo. Il mondo non mi deve e non ci deve invadere, non ci deve influenzare, perché il mondo passa con tutta la sua concupiscenza. Il mondo passa, e noi sappiamo che un giorno ci sarà nuovi cieli e nuova terra dove regnerà la giustizia, ma questo mondo passa, non ci mettiamo il cuore. In Isaia 26:1-3 dice la parola del Signore: noi abbiamo una città forte, il Signore vi pone la salvezza con mura e bastioni. Aprite le porte ed entri la nazione giusta che si mantiene fedele a colui che è fermo nei suoi sentimenti. Tu conservi la pace perché in te confida. Abbiamo ancora letto della supremazia di Davide sugli Idumei. Davide vinse gli Idumei, che erano discendenti, figli di Esaù. E questo ci parla di tutto ciò che è profano, di tutto ciò che è vile dentro di noi e che deve essere scartato, giudicato, perché si oppone a volte facendo finta di essere uguale, vicino, fraterno. Quante volte nei nostri pensieri, nel nostro parlare, diciamo: ma in fin dei conti si comportano come noi, sono brave persone, la differenza è minima. In Genesi 33, versetto 4 dice: ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo e lo baciò e piansero. Poi al versetto 13 dice: e Giacobbe rispose: il mio Signore sa che i fanciulli sono di tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si forzassero per un giorno solo a camminare, le bestie vorrebbero tutte. Passi il mio Signore innanzi al suo servo e io me ne verrò pian piano al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei fanciulli finché arrivi presso al mio Signore a Seir. Ed Esaù disse: permettimi almeno che io lasci con te un po' della gente che ho meco. Ma Giacobbe rispose: e perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio Signore. Così Esaù in quel giorno stesso rifece il cammino verso Seir. Giacobbe, dopo essersi riconciliato con Esaù, suo fratello, non si mise a camminare insieme a Esaù, né insieme ai suoi soldati, né insieme a tutto ciò che apparteneva ad Esaù. Anche quando ti sembra vicino e fraterno qualcosa, un popolo che si rallegra
delle sventure, delle nostre sventure, è sempre ostile. Infatti Esaù era ostile al popolo del Signore, era ostile ad Israele. E nel Salmo 137 il salmista dice al versetto 7: ricordati, o Eterno, dei figlioli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spianatela, spianatela fin dalle fondamenta. Esaù voleva camminare con Giacobbe, voleva riavere quel rapporto, ma Giacobbe non lo permise, non si immischiò, perché aveva una chiamata del Signore, aveva una chiamata particolare, speciale, un compito particolare da portare avanti. Come ognuno di noi è stato salvato per un compito particolare, quello di santificarci, quello di consacrarci, quello di non sporcarci con nulla che possa ostacolare il nostro cammino e possa abbagliare la nostra visione spirituale. Anche Gesù fa giustizia, ma con grazia, per salvare e redimere tutto ciò che è in noi. In Isaia capitolo 63 versetto 1 dice: chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente? Costui magnificamente ammantato, che cammino fiero della grandezza della sua forza. Sono io che parlo con giustizia, che sono potente a salvare. Il Signore, l'Eterno, il nostro Dio. E poi, per ultimo, abbiamo visto la supremazia di Davide sugli Amalechiti. Al versetto 11 e 12 del brano che abbiamo letto dice: Davide consacrò al Signore l'oro e l'argento tolto alle nazioni che aveva soggiogate, tra cui gli Amalechiti. E Amalek ci parla e può essere identificato con il nemico delle nostre anime. Tutto ciò che noi strappiamo al nemico delle nostre anime lo dobbiamo consacrare al Signore, a cominciare dalle anime nostre, a cominciare da tutto ciò che ci riguarda, la nostra bocca, la nostra mente, le nostre braccia, i nostri piedi. Non sono più strumenti del nemico per fare il male, ma devono essere consacrati al Signore per essere usati dal Signore per la sua gloria. Davide vinse e sottomise Amalek, figura della vigliaccheria del diavolo. Giosuè vinse e Dio avrebbe sempre combattuto contro Amalek. Infatti in Esodo al capitolo 17 versetto 13 e 16 dice la parola del Signore queste parole: e Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fin di spada. Il Signore disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Allora Mosè costruì un altare che chiamò il Signore la mia bandiera e disse: una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Gesù ha vinto il nemico delle nostre anime sulla croce e un giorno sappiamo che lo distruggerà definitivamente. E noi sappiamo altresì che in Cristo ognuno di noi, ogni figlio di Dio, ogni nato di nuovo, è più che vincitore. Siamo più che vincitori in colui che ci fortifica. In Apocalisse 17,14 dice: combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori, il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. E Luca 10,19 dice: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Il Signore rendeva vittorioso Davide dovunque egli andava, e la sua fama si estendeva e il suo regno si consolidava. Nel Salmo 108 versetto 7 dice: Dio ha parlato nel suo santuario, io trionferò, dividerò Sichem e misurerò la valle di Succot,
Mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda è il mio scettro, Moab è il catino dove mi lavo, sopra Edom getterò il mio sandalo, sulla Filistia prorromperò in grida di trionfo. Chi mi guiderà alla città forte? Chi mi condurrà fino in Edom? Davide è stato vittorioso dovunque gli andava, la sua fama si estendeva, il suo regno si consolidava. Se noi riusciamo a sottomettere la nostra carne, se noi riusciamo a sottomettere il nostro orgoglio, se noi riusciamo a sottomettere le nostre passioni, allora anche noi potremo vedere vittorie nella nostra vita, potremo vedere vittorie nella nostra chiesa, potremo vedere vittorie nella nostra famiglia e soprattutto potremo vedere il nome del Signore glorificato e innalzato per la testimonianza che renderemo al mondo. E poi per terminare, negli ultimi versetti, come ho detto,